pubblicato l'ubicazione del bene nel 2009, la Gemella H, finalista del premio Campiello e vincitore tra gli altri del premio Supermondello, del premio Volponi e del premio Lo Straniero, presentato in questa sede il 21 gennaio del 2015. Sentite qualcosa? Ora sì, ora grazie. La presentazione sarà accompagnata da alcune letture eseguite da Massimo Tarducci, allievo della bottega di Vittorio Claleman, ha lavorato nel teatro di prosa ed opera, per il cinema, per la televisione, con molti registi importanti. Nel libro che offre oggi alla nostra riflessione, Ipotesi di una sconfitta, l'autore racconta il mondo del lavoro, come cambia, come si trasforma, come trasforma la materia umana. Questa volta non usa protagonisti fittizi. Alla storia del padre, che appartiene all'universo ormai tramontato delle grandi aziende, si contrappone quella dell'autore, che passa dalla fine delle scuole superiori passando di lavoro in lavoro. Falco racconta nel suo libro anche la storia del nostro paese, un paese impoverito, incattivito, in cui il lavoratore è sempre più una monade, non connesso a nulla. L'ipotesi del titolo è forse infatti quella della sconfitta di una generazione, dell'artista che non può integrarsi in un ambiente di lavoro o dell'ambiente di lavoro stesso, che incapace di accogliere uno scrittore, percepito come un corpo estraneo, completamente avulso dall'organismo aziendale. Passo subito la parola a Filippo Talenchi. Avanti e indietro, per 6 ore, il sole, a seconda del turno, sorgeva alla destra o alla sinistra del volante, illuminava gli alberi scheletrici o le fronde primaverili, le geometrie medievali dei canali. I passeggeri degli autobus mutavano in rapporto all'orario, dopo gli operai salivano impiegati, commessi, studenti. Mio padre guidava e non sentiva più parlare di saldatura, verniciatura, sellatura, scocche, stampi, presse, manutenzione, paraurti, miscelatori, strutto, uvette, canditi. Le voci parlavano di macchine da scrivere, di contabilità, cambiali, import-export, oscuri clienti internazionali di inglese commerciale, greco, latino, dizionari, pagelle. Alle spalle di mio padre giungevano tutte queste parole, oppure a volte niente, solo i respiri coordinati, assonnati di un centinaio di persone che, trafitte dal sonno, credevano di recuperare il tepore da poco abbandonato, mentre davanti a mio padre si spalancava la strada, non tanto attraverso il grande parabrezza, quanto tramite i buchi all'altezza dei piedi. Così a volte, appena cambiava marcia, quando ancora l'abitudine del parabrezza non l'aveva colonizzato del tutto, cercava di guardare per un istante i grani dell'asfalto tramite le fessure dei pedali. Ascoltava la pioggia in fondo ai propri talloni. In estate sentiva l'aria calda risalire dal bitume ombroso nel sottopancia del mezzo, il suono di sé che avanzava nel mondo. Nonostante la gratitudine verso l'azienda, era difficile non immaginare un'altra vita senza confini, un primordio, la traccia di luce nello spiraglio ignoto ai propri piedi. Buonasera, grazie di essere qui.
Il brano che abbiamo appena ascoltato compare abbastanza all'inizio di Ipotesi di una sconfitta del romanzo di Giorgio Falco e riguarda appunto quel mini romanzo che apre questo romanzo, cioè quelle prime 55 pagine dedicate al lavoro del padre. Quindi il romanzo, Ipotesi di una sconfitta, è soltanto apparentemente un romanzo autobiografico che racconta tutti, che poi appunto qui ce lo dirà l'autore, i lavori compiuti da Giorgio Falco, ma è un libro asimmetrico, secondo me, perché un'autobiografia asimmetrica, perché appunto un romanzo che inizia in una notte di dicembre del 1956, quando il padre Falco Senior si mette alla guida di un autobus lungo 20 metri che l'ATM, l'azienda dei trasporti di Milano, aveva appena inaugurato per la tratta extraurbana lungo il Naviglio Grande. Questo mini romanzo, appunto questo primo lungo capitolo, si chiude con la morte del padre e oltre, fino al funerale del presente, che è una citazione del libro, e poi prosegue con i lavori del con appunto una collezione, una selezione di lavori compiuti da Giorgio Falco nella sua vita. Devo dire che a risentire questa lettura mi è venuto in mente una differenza fondamentale tra il padre e il figlio, e cioè il padre ha una situazione lavorativa di suoni alle sue spalle, quindi il padre vive con la vita di fronte ai suoi occhi e i suoni del mondo alle sue spalle, mentre il figlio vive con gli schermi davanti, sempre più lontano dai suoni e dai corpi delle persone. E questa è una differenza fondamentale che si riverbera in tutto il romanzo e che poi appunto porta ad aprire tanti racconti segreti dei quali noi appunto cercheremo di parlare e chiederemo direttamente all'autore che ce ne parli. Devo dire che per chi conosce il lavoro di Giorgio, il lavoro nel senso l'opera letteraria, il lavoro letterario di Giorgio Falco, fin dagli inizi, quindi fin da Pausa Caffè, poi attraverso L'ubicazione del bene, La gemella H, Il condominio oltremare, e Sottofondo italiano, che mi preme ricordare è, per quanto riguarda, un vero e proprio laboratorio di Ipotesi di una sconfitta, per tanti temi che lì germinano e che appunto troveranno poi compimento in quest'ultimo romanzo. Appunto, per chi conosce il lavoro di Giorgio Falco sin dall'inizio, trovarsi di fronte ad un romanzo che affronta di petto la questione del lavoro non è affatto una sorpresa. Infatti, per quanto mi riguarda, almeno Ipotesi di una sconfitta è una specie di super romanzo di Giorgio Falco, cioè un romanzo che in qualche modo rappresenta una summa, almeno finora, di quanto ha cercato di fare in letteratura. E proprio perché il lavoro è onnicomprensivo, in un certo senso. C'è un passo che mi piace sempre leggere del romanzo che dice: ecco il motivo per cui ripetevamo e ripetiamo mondo del lavoro. Diamo per scontato che sia un mondo a parte, dove ogni crudeltà è possibile proprio perché è lavoro e non ciò che prende gran parte della vita, tanto da ridursi a essere la vita. Quindi, come capite bene, il lavoro è soltanto il lavoro può essere molto più che un tema del quale parlare, è molto di più, è una specola attraverso la quale si può vedere tutta la nostra vita, proprio perché il mondo del lavoro cola sulla nostra vita fino a renderla, c'è un'altra espressione che io adoro in questo romanzo e che si riferisce a certi colleghi della multinazionale di telefonia, che è una melassa di male, e che è un'espressione, un sintagma bellissimo che penso continuerò a citare per lungo tempo. Inoltre, ecco, voglio dire che questo romanzo lo si legge, che ci si creda o no, come un romanzo di avventure, cioè una specie di David Copperfield, almeno questo è l'effetto che ha fatto a me. Io leggendolo continuavo a attraversare insieme all'autore lavori penosi, lavori dove i personaggi sono scarnificati fino a essere avatar di se stessi, una degradazione in un certo senso che tocca allo stesso autore, che passa da delle
idee, diciamo, così espresse, dovevo ripetere: noi siamo una realtà commerciale. Smarcarmi da me stesso, rinunciare al mio nome e cognome, assegnarmi un nome commerciale, diventare insegna, marchio impresso sulla fiancata di un'auto, essere soltanto una ditta benché individuale, un minuscolo noi. E in effetti poi ci riuscirà, passando da essere appunto un wannabe realtà commerciale a essere effettivamente un avatar, uno username, Gfalco, finché la metamorfosi continua e diventa ZZ, G fa 1, però appunto poi di questo ci parlerà l'autore. Appunto sì, lo vedevo attraversare questi lavori penosi e mi domandavo: quando arriva la fine? Cioè, quando è che la scrittura riscatta effettivamente questa situazione penosa di dover attraversare, di trovarsi in questa realtà degradata che è la realtà del lavoro, il mondo del lavoro? E però mi sarei dovuto aspettare che un lieto fine non c'è, cioè un riscatto non c'è, anche se il libro giustamente si intitola Ipotesi di una sconfitta, quindi si preleva dal linguaggio matematico un'ipotesi che però appunto in matematica è già data per vera, e tocca a noi in qualche modo con la lettura verificarla. Ho letto un articolo di Daniele Giglioli dove si dice appunto che Giorgio Falco è troppo onesto per raccontare la storia con un generico, e poi comunque da quel momento in poi ce l'ho fatta, e quindi no, in realtà il libro è su stesso un libro performativo, diciamo così, cioè leggendolo noi stiamo lavorando, stiamo attraversando tutti i suoi lavori e tutti i nostri lavori, perché comunque appunto è una realtà che riguarda tutti noi. In realtà mi sarei dovuto aspettare anche di non... che appunto una salvezza alla fine del mondo del lavoro non c'è, anche perché nel 2016 avevo letto un altro bel libro, peraltro sempre dell'Einaudi, Works, di Vitaliano Trevisan, che è anch'esso in una maniera più, diciamo, concentrata esclusivamente sui lavori, mentre appunto Ipotesi di una sconfitta è una collezione di lavori soltanto nella sua sezione centrale, che pure è vero è molto ampia, ma l'inizio e la fine sono dedicate a delle derive, cioè comunque sono delle linee di fuga che si dipartono. E quindi in Works di Vitaliano Trevisan è evidente che la scrittura non salva assolutamente, anzi, non si esce dal mondo del lavoro in quell'occasione se non con la malattia mentale, in versione estremamente pesante. Come appunto si legge in Ipotesi di una sconfitta, liberarsi dal lavoro non significava, parafraso, liberarsi dal lavoro non significava comunque essere sani, e perciò insomma in realtà avevo già tutte le avvisaglie, e poi leggendolo ho trovato la conferma. Questo però appunto era, non vorrei insomma andare, diciamo, mettere le mani avanti e poi bruciare così le parole di Giorgio Falco. In realtà io, come dicevo, questo romanzo ha dentro di sé tanti racconti segreti, parafrasando una definizione dello scrittore argentino Riccardo Piglia, dove dice che ogni racconto ha dentro di sé un racconto segreto. Anche questo romanzo ha tanti racconti segreti, quindi io cercherei, facendo delle domande a Giorgio, di capire alcuni di questi racconti segreti. Inizio ricollegandomi a un episodio che appunto è immediatamente successivo all'incipit dedicato alla storia del padre, e che riguarda una sua esperienza in una fabbrica di confezioni, se non mi sbaglio, anche se poi lui e altri coetanei sono messi ad un altro macchinario. Ci racconterà lui. In conclusione di questo episodio c'è una scena, diciamo quasi di cronaca, indifferita, perché c'è il concerto di Bruce Springsteen, o meglio di Bruce Printing, capiremo perché, a Milano nel 1985, quindi un evento epocale a San Siro. E già in quel momento però il protagonista si trova, come si diceva prima, davanti a uno schermo, cioè lo schermo in qualche maniera, una barriera, una membrana, gli impedisce sempre di assaporare la realtà, cioè di fare esperienza della realtà e di gustarne il sapore, se questo può avere un senso, diciamo.
Quindi in un certo senso già essere al concerto di Bruce Springsteen, è comunque non l'importante è esserci, non è importante fare esperienza dell'evento, siamo di fronte ad un vuoto fenomenico di fronte a quell'evento. Eppure, quindi in un certo senso non c'è crescita, non c'è acquisizione, non c'è esperienza, a differenza appunto di quanto è accaduto al padre, che invece c'era una liberazione, cioè, che viveva il lavoro come una liberazione. Eppure, un po' più avanti nel romanzo, Giorgio Falco scrive che avevo fallito anche per liberare mio padre. E quindi vorrei chiedere, anzitutto, da cosa hai liberato tuo padre, da cosa era necessario liberare? Sì, buonasera a tutte e a tutti. Dunque, mio padre, da cosa lo dovevo liberare? Beh, il libro inizia con una sorta di congedo dal mondo di mio padre, che si congeda dal barocco siciliano, lui era appunto nato in Sicilia, un barocco che è del tutto estraneo, e mio padre appunto, al posto di rimanere lì, preferisce far parte di un meccanismo per tutta la vita, quindi preferisce trasferirsi molto giovane, quindicenne, in Lombardia e vivere lì, e poi appunto diventare prima autista degli autobus dell'ATM e poi, dopo una serie di concorsi interni, diventare impiegato, fare anche un po' di carriera, diciamo così. E quindi io, sì, la frase che citi è alla fine di un capitolo che risale alla fine degli anni Ottanta, quando mio padre aveva acquistato una Y10 Missoni, mi ricordo, e io avevo cercato di togliere la scritta Missoni dalla fiancata laterale, però, vabbè, poi chi vorrà leggere il libro se ne accorgerà, per una serie di circostanze era rimasto solo Miss, cioè avevo la Y10 Miss, no? Quindi io, assieme a questo mio vecchio amico Benz, giravamo quindi sull'autostrada a un certo punto Torino-Milano, di ritorno da un'esperienza fallimentare, con questo modello del tutto inedito, la Y10 Miss. Che non ha avuto effettivamente alcun futuro commerciale. Però, ecco, il miss è anche l'assenza, no? Un miss è appunto, sì, è la mancanza, è l'errore, no? E il fatto anche che, insomma, una persona ti manchi. E quindi io, andando, sono in qualche modo, ho tradito le aspettative di mio padre, di mia madre, no? Che mi volevano magari così andare in una direzione diversa, studiare all'università, finire, avere un percorso più lineare, e invece in qualche modo ho tradito queste aspettative anche perché volevo dimostrare a mio padre che c'era un'alternativa a quel tipo di esistenza. Però per arrivare poi al mio punto di a ciò che volevo fare, dovevo attraversare tutta una serie di piccole grandi prove, e quindi passare anche attraverso piccoli fallimenti, ecco. Poi, effettivamente, questo libro si chiama Ipotesi di una sconfitta solo perché c'è di mezzo un trentennio. Se avessi avuto la forza di scriverlo 30 anni fa, mentre vivevo certe cose, l'avrei intitolato Verifica di una sconfitta, ma ovviamente 30 anni fa non avevo le capacità e la forza, e soprattutto non potevo mettere quella distanza che alla fine è necessaria per... cioè, dove nasce la letteratura, l'arte in generale, quando noi siamo dentro la materia, però al tempo stesso riusciamo a porre una distanza, ecco. E in questo nasce qualcosa di significativo, tant'è che, per esempio, solo 4-5 anni fa, se mi avessero detto scriverai, che ne so, di quando tu avevi 17 anni, io avrei detto no, impossibile, non,
non scriverò mai di quel periodo. E invece ecco che ho scritto appunto di quel periodo da liceale, in cui da liceale un po' confuso per tanti versi, ma allo stesso tempo anche per altri ben conscio già di ciò che mi interessava fare. E quell'estate, la mia ultima estate da minorenne, anche se detto così pare un po' enfatico, ecco, la mia ultima estate da minorenne, per non chiedere i soldi che volevo utilizzare per una vacanza, per non chiedere i soldi a mio padre, quindi vado assieme ad altri due liceali a lavorare giugno e luglio attorno a questa macchinetta che sfornava le spille che si mettevano all'epoca negli anni 80, adesso non credo che si usi più, però negli anni 80 si andava in giro con le spille sul giubbotto e ovviamente producevano soprattutto le cose pop più dozzinali, Duran Duran, Spandau Ballet, ma un po' di tutto, anche Bob Marley, anche Giovanni Paolo II, anche Che Guevara, anche Kiss, anche, cioè di tutto, persino appunto Bruce Springsteen, che nella pronuncia del padrone della ditta, noi eravamo tra l'altro relegati in un angolo del capannone, dove per quasi tutto il resto del capannone lavoravano quelli che io definisco gli operai veri, cioè addetti all'impacchettamento di merci. Noi in un certo senso era, insomma, emblematico che noi facessimo una mansione quasi ludica, no? Come dei bambinetti che giocano attorno a una macchina e preparano le spillette da puntare al giubbotto. E quindi, ecco, in questo angolo del capannone abbiamo prodotto anche quello che il padrone chiamava Bruce Printing, un po' quasi una pronuncia alla milanese, no? Se vogliamo, questa sua imperfezione era ancora il Novecento che resiste in qualche modo, no? che non diventa Bruce Springsteen, detto anche l'altro neanche tanto bene come ho detto io adesso. Ecco, Bruce Springsteen. E quindi Bruce Springsteen, io non ero un fan di Bruce Springsteen, chiamiamolo così, non ero un fan di Bruce Springsteen, e tuttavia, proprio per aver fatto tutte queste spillette di Bruce Springsteen, ho preso il motorino di mia sorella e ho fatto una prima, chiamiamola così, missione per diventare un, chiamiamolo come ho definito, un fedele reporter dell'immaginario, no? Ancora di più, che è poi la condizione di tutto il libro ed è la condizione anche dell'artista, la definisco a un certo punto, vivevo l'apprendistato per diventare qualcosa di ignoto, no? Per diventare qualcosa di ignoto, come apprendista, ecco, io ancora oggi, che ho 50 anni, mi sento sempre un apprendista, mi sento sempre un po' nella stessa condizione, per esempio, in cui descritta da Thomas Bernhard nella cantina, con il giovane che va nella bottega nel quartiere di Scherzhauserfeld e fa esperienza del mondo e della scrittura. Ecco, non mi sento mai di aver fatto un passo in avanti rispetto a quella condizione di apprendistato. Ma ancora di più, ecco, a 17 anni, sul motorino di mia sorella, sono andato appunto nel piazzale antistante San Siro e lì c'è stata una sorta di piccola epifania, perché i pezzi che avevo prodotto in 20.000 unità erano diventati al tempo stesso l'immagine riflessa sul grande schermo. All'epoca era ancora il periodo in cui uno schermo veniva definito un grande schermo, qualche anno più tardi abbiamo iniziato a chiamarli maxi schermi. Ecco, c'era questo grande schermo bianco e all'interno del catino di cemento tracimava appunto piano piano l'inizio del concerto, quindi la visione, no? La visione. Quindi ecco qua che la mia esperienza era mediata attraverso un filtro, no? Era una prima piccola svolta. Ecco, io non ero dentro il concerto, ero anzi ai margini dell'evento, seduto sul cavalletto, proprio perché, come dico nel libro, questa condizione marginale,
era un po' la sentinella di questo gruppo di sfaccendati che erano lì patiti della gratuità, e al tempo stesso ero pronto alla diserzione, no? Come spesso capita appunto anche a chi scrive, chi sta in un contesto, in quel contesto che lei citava all'inizio, l'azienda per esempio, che è qualcosa che un'organizzazione che rifiuta lo scrittore, l'artista, proprio perché non sa come gestire. Un'azienda preferisce, ad esempio, o una struttura, qualsiasi struttura organizzata, magari preferisce l'arrivo di un, che ne so, di un giornalista, di un reporter che fa una breve investigazione, anche critica, in cui anche critica l'organizzazione stessa, ma tutto finisce lì. Mentre invece avere un artista o uno scrittore dentro un'azienda, in passato, per esempio, è stato possibile con, che ne so, Volponi o Thierry, ma loro avevano degli incarichi dirigenziali, non erano delle sorte di inviati, no? Dal basso, come sono stato io, che poi appunto rivendico di aver bevuto per anni durante le feste aziendali gli stessi cocktail dell'oligarchia dirigenziale e degli ultimi. E quindi Bruce Springsteen mi ha rivelato il passaggio, se vogliamo, da un'epoca in cui c'era ancora il pezzo, un lavoro di vero, e si andava piano piano verso altro, no? Tant'è che anche nel libro si può dire che il libro inizia con nomi, cognomi, poi passiamo ai soprannomi lentamente. L'ultimo soprannome forte è quello del vetrinista obeso, detto Olaf, e dopo Olaf, che anche lui è da prova di resistenza al linguaggio aziendale, tant'è che a un certo punto Olaf è un personaggio anche sgradevole, no? Usa un linguaggio sessista, politicamente scorretto, e tutto ciò che, secondo appunto una tendenza contemporanea, ricordo anni fa che era uscito un articolo su una rivista americana in cui gli scrittori americani erano attenti anche a non inserire nei loro romanzi parti con un linguaggio, no, che potesse offendere soprattutto la lettrice, anche perché poi alla fine sono le donne che utilizzano, cioè che comprano e leggono soprattutto i libri. Però io ho conosciuto Olaf, quello che io chiamavo Olaf, e quindi non potevo, ecco, dimenticare quest'uomo, la vita di quest'uomo, che è anche uno che in qualche modo ha posto con il proprio corpo e la propria mente, si è opposto all'ideologia aziendale, per cui ad esempio lui diceva: io sono un vetrinista e morirò vetrinista, io non sono un visual merchandiser, no? Questa lingua che piano piano, soprattutto in luoghi come Milano, no? da sempre ha cercato di attecchire piano piano le persone, e poi appunto si sapeva che quella lingua avrebbe dominato non solo le ore lavorative, ma avrebbe preso tutta la vita. A differenza, per esempio, adesso poi ti ripasso la parola, di mio padre, che è stato un uomo che all'inizio, ad esempio, ha indossato anche una divisa mentre guidava gli autobus, ma non ha mai portato il linguaggio aziendale a casa, no? Finito il lavoro, finiva il lavoro e c'era l'altra vita, no? In cui addirittura poter avere, che ne so, un hobby, no? Una parola ormai desueta. Hobby è qualcosa che non fa più parte della vita, della nostra vita. L'hobby è qualcosa del secondo Novecento ed è scomparso con anche le nuove tecnologie. Sì, a un certo punto si legge, no? Non avevo mai pensato all'eventualità di lavorare. Sei, cioè, un personaggio ragazzo, quello che sta parlando appunto fondamentalmente rivolto ancora a suo padre, però questo che sembra uno slogan così da autonomia operaia, cioè da post operaista, in realtà poi nasconde motivazioni molto più profonde, anche perché diventa difficile lavorare e comunque far parte di un sistema, perché poi lavorare significa contribuire a una macchina
statale o comunque diciamo di un paese, di una nazione che produce. Diventa difficile aderire a questa macchina quando questo stesso Stato è uno Stato che ti uccide, perché è uno Stato, come si legge sia qui che nel precedente libro Sottofondo Italiano, tu puoi trovarti un treno che va verso una destinazione estiva o verso in una piazza o comodamente farti gli affari tuoi dappertutto e una bomba ti fa saltare per aria perché dietro c'è una strategia politica, e appunto stiamo parlando di una storia degli ultimi 50 anni, ti fa a pezzi, quindi è difficile credere in uno Stato che ti riserva questo trattamento appunto per scopi politici. Ma questo è soltanto un aspetto, perché poi il tuo atteggiamento nei confronti di questa frase che hai mai pensato all'eventualità di lavorare, poi ha anche altre declinazioni. Ci sono dei momenti nei quali, per esempio, tu dici che eri alla ricerca di qualcosa a te ignoto, oppure ci sono dei momenti in cui addirittura, così paradossalmente, invece si nota una certa febbre del lavoro, cioè una specie di rampantismo anni 90, come dire, una specie di sogno tacceriano di ce la posso fare, posso effettivamente fare tanti soldi, magari li posso fare anche subito, che appunto ti coglie quasi come un'influenza, quasi come una febbre, anche perché siamo comunque in quel periodo lì in un momento storico italiano che come dire, è il momento della satira spuntata, no? Con il potere, mi ricordo i programmi televisivi che comunque abbiamo visto anche noi, tipo Dranghin, dove i programmi comici del Bagaglino, dove si fingeva di irridere il potente, ma in realtà poi era assolutamente a servizio del potere, no? E quindi di fronte a questa situazione storica, diciamo così, tu opponi due elementi che sono geniali, secondo me. Il primo è l'idea del garbage time, che è un'espressione prelevata dalla pallacanestro. E il secondo è una specie di proto-reality, che è un pacchetto di eventi deprimenti. Ed è appunto una parte illuminante del romanzo, perché dice molto anche del tuo modo di utilizzare dispositivi come il comico, che appunto fa da contraltare all'altro tipo di comicità, quella più istituzionale, quella che appunto veniva veicolata dalle televisioni appunto private o anche del servizio pubblico in quegli anni. Quindi intanto appunto sì, se ci parli di questi due elementi. E poi ti vorrei chiedere in chiusura se per te, se tu oggigiorno riutilizzeresti il pacchetto di eventi deprimenti, e poi ecco, in coda, se effettivamente ti sembra che oggigiorno si possa effettivamente lavorare, cioè è possibile oggigiorno lavorare, far parte di una macchina che produce, essere essi stessi, parte, sposare un'azienda come la sposava tuo padre, una divisa come appunto era quella sposata da tuo padre, quella dell'ATM, oppure se invece bisogna sottrarsi, rinchiudersi in uno sgabuzzino e non esserci, essere dei Bartleby contemporanei come ti capita in effetti, non far parte del mondo del lavoro, non so appunto se ci puoi parlare un po' di questi temi. Poi le ultime domande ricordamele, perché nel caso non rispondessi. Sì, in effetti sono due concetti legati, quello del garbage time e degli eventi deprimenti. Tra l'altro, ecco, tengo a sottolineare che ciò che è presente in questo libro è una selezione di fatti riguardanti la mia vita e sono autobiografici. Tra l'altro non ci sono tutti i lavori che ho fatto, ma ho fatto appunto una selezione. E però non è autofiction, tengo a dirlo, perché l'autofiction è un genere che mi infastidisce anche un po', perché mi dà l'idea un po' di quei
di quelle cose che non sono, né, io lo chiamo l'aperitivo rinforzato, il romanzo di autofiction. E quindi il tempo, il garbage time, il tempo spazzatura. Il tempo spazzatura è quando durante una partita, quando sappiamo oramai già chi vince, magari nel basket ci sono 30 punti di stacco a 3 minuti dalla fine, quindi tutti gli allenatori, i due allenatori mettono in campo le riserve. Quindi c'è una sorta di, come dire, se voi guardate quei 3 minuti è come se fosse un'accelerazione del gioco, le giocate sono sempre estemporanee, fuori dagli schemi. Non c'è più il pathos di chi deve vincere, è come se appunto fosse una, quasi una parodia, no? Di ciò che prima era stato così tanto magnificato, l'evento, l'imperdibile partita, tutti davanti allo schermo, tutti al forum di Assago, eccetera, e poi una partita così come tante, e quindi tu già a 3 o 5 minuti dalla fine stai pensando all'indomani, al fatto che hai l'auto nel piazzale del forum di Assago e devi tornare a casa o devi prendere la metropolitana e pensi alla tua vita, no? E quello è, se vogliamo, svela l'evento stesso a cui hai partecipato, no? È la parte oscena, il garbage time. E quindi, siccome quasi tutto ciò che viviamo a me sembra in realtà un garbage time un po' imbellettato, ma è un po' come la differenza che c'è quando ho deciso di scrivere L'ubicazione del bene dopo che ho visto in un campo 15 km a sud di Milano un cartellone pubblicitario con scritto appunto qui sorgerà Alba Center, e lì ho detto lì devo costruire io qualcosa, perché mi interessa la discrepanza tra le aspettative del marketing e il fatto, per esempio, che sotto il cartellone pubblicitario c'era un automobilista che contrattava una prestazione sessuale con una prostituta. Quindi, ecco, per dire, sempre come il garbage time, questo tempo di cui non sappiamo bene cosa farcene, che in cui siamo immersi, che molto, molto spesso oramai assume anche la sembianza, per esempio, che ne so, di un social, di un intrattenersi con la propria noia o con la noia degli altri. Ecco, il garbage time alla fine in qualche modo si lega all'idea che avevo avuto quasi 30 anni fa, proprio tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, quando, anche perché non ho detto proprio, siccome non trovavo lavoro, ho detto magari divento imprenditore. E quindi avevo cercato di coinvolgere due conoscenti con cui giocavo a caso a basket, e lì in questa sorta di meditazione, che poteva essere anche, che ne so, tranquillamente una scena quasi da un film di Spike Lee, con questo parlare a vuoto ma allo stesso tempo lucido al bordo del campo da basket col pallone in mano come ragazzini in attesa di giocare, di contribuire al nostro garbage time. Ecco, io avevo pensato di fondare un'agenzia, e questa agenzia doveva organizzare eventi deprimenti. Ovviamente il mio socio mi diceva: ma perché devo pagare se posso deprimermi gratuitamente? Ecco. E io dicevo che questi eventi deprimenti, la nostra agenzia si rivolgeva all'elite, quindi ipotizzavamo ad esempio, che so, figli di grandi imprenditori italiani, di dirigenti d'azienda, eccetera, che potevano accedere ai nostri servizi. Quello che giustamente diceva Filippo, non tanto il singolo evento deprimente, ma pacchetti di eventi deprimenti. Avere dei pacchetti di eventi deprimenti significa avere un archivio. E quindi già il fatto che parliamo di archivio, in qualche modo entriamo nell'arte contemporanea, perché poi stringi, al di là del business,
queste erano performance che in qualche modo dialogavano con alcuni artisti contemporanei. E quindi tra le varie performance che avevo ideato c'era per esempio quella di restare senza benzina sulla tangenziale ovest. E questo perché ovviamente chiunque, tra coloro che volevano provare questa esperienza, sapeva che si sarebbe fermato non si sa a quale chilometro, perché cambiava sempre, però sapeva che qualcun altro, in una luce differente, in un giorno differente, avrebbe avuto la stessa sorte. Quindi in un certo senso si creava anche quello spirito di competizione, no? Tra i clienti, del tipo lo voglio anch'io. Così come la performance, il compleanno di mio figlio, in cui appunto questi grandi magnati d'azienda percepiscono che cos'è magari un compleanno con queste torte industriali, con questa panna a cigola, con le bibite che sono le imitazioni delle bibite più celebri, con i saluti finali che fanno un po' malinconici, comunque fanno sempre parte della cosa. Oppure un'altra è un mese dura 4 settimane. Ecco, un mese dura 4 settimane, si tratta semplicemente di stare per 4 settimane dentro una casa popolare dell'Aller, con questo filo che scende, no? Con le lampadine gialle, questo filo che pende come una sentenza dal soffitto, e ti cade, no? sul piatto alle 7 di sera in inverno, sul piatto in cui c'è una mozzarella che definisco beige tagliata, no? Con questa scarola con dentro un po' acquosa, con l'olio, no? Che poi acqua e olio galleggiano, si mischiano in parte nel piatto. Insomma, questa vita qui che tu inteso grande cliente, devi, per non avere quella vita, devi pagare, e sei contento di pagare, no? per avere tutto ciò. Ecco, Filippo giustamente l'ha definito un proto-reality, perché in effetti parecchi anni dopo le stesse più o meno dinamiche si sono riversate poi nell'intrattenimento, nei reality. Solo che qualche tempo fa mi chiedevo, ma io alla fine avrei fatto i soldi con questa agenzia, avrei lavorato per Rai, Mediaset, no, per fare gli eventi deprimenti, oppure c'era qualcosa di disturbante rispetto, che ne so, all'Isola dei Famosi? Ecco, il disturbante era, come direbbe una persona integrata e di successo, era la location. Cioè, non era l'esotico, ciò che non è abituale, ciò che è distante, no? L'eccezionale, l'eccezionalità, ma era la quotidianità, cioè era la tangenziale ovest di Milano, era la casa dell'Ale, era la torta industriale del compleanno di tuo figlio. E quindi tutta questa serie di concatenazioni di eventi, uno poteva anche esagerare e fare un mese di eventi deprimenti per la gioia dell'agenzia, appunto, che non ho mai che non sono mai riuscito ad aprire. Ecco, questo però ovviamente era diventava politico, diventava il comico che con questa declinazione diventa decisamente scomodo e politico. E quindi credo che sì, in effetti non ho fatto i soldi. Sì, la coda della domanda prima di ripassare alla lettura era in realtà se tu pensi che oggigiorno si possa continuare a lavorare come perché appunto ci sono delle realtà nelle quali magari, non so, ti chiedo, è possibile ancora sposare una divisa, credere ad una mission, come direbbe appunto spesso la nostra mission. Sì. No, è bello quando sentivo la nostra mission. Ma sì, cioè nel senso si può, ma molto spesso per la mia esperienza sono le aziende stesse che non credono più
in quello, no? Nel lavoro stesso. Per esempio, a proposito di Garbage Time, mi ricordo che a un certo punto, dopo ho pubblicato il primo libro, come reazione sono stato demansionato, no? Io per molti anni facevo praticamente l'analista del credito in una grande azienda, decidevo quali erano, facevo un po' il detective investigativo, sempre ovviamente dal computer, decidevo se assegnare un fido alle aziende più o meno grandi oppure no. Dopo il primo libro invece mi hanno demansionato e ho iniziato a rispondere a un numero a cui telefonavano tutti gli insolventi, no? E questo era molto interessante perché al di là della questione dei soldi, le telefonate tendenzialmente dovevano restare in un range, come dicevano, da 0 a 180 secondi, perché così diventavano più produttive, no? E questo spazio, lasso di tempo, era anche definito con l'acronimo TMC, no? Il tempo medio di conversazione. E la cosa interessante era appunto che non era poi così significativo ciò che era detto all'interno della conversazione, no? Così come spesso per questioni commerciali non è significativo ciò che ti dice, se è la verità poi ciò che ti vanno a proporre, a vendere, ma è interessante il fatto che quella conversazione duri 180 secondi, entro 180 secondi, perché entro i 180 secondi è per un'azienda c'è un ritorno economico notevole, no? E quindi questa cosa del TMC dei 180 secondi in generale, ho iniziato a fare molta attenzione, ecco, a questo. Non so se avete notato qualche tempo fa uno spot di McDonald's, McDrive, che diceva appunto che ti danno delle pepite McNuggets, mi sembra, se non ti servivano in 180 secondi, appunto. Quindi questo è, evidentemente sono stati fatti degli studi finanziari, industriali, economici, per cui nei servizi 180 secondi è una sorta di soglia tra il paradiso e l'inferno. E quindi, se un'azienda ritiene che i 180 secondi siano in realtà il valore assoluto con cui si regge il business aziendale, capirete che uno può anche mettersi la divisa dell'impero asburgico, però è oramai completamente fuori dalla storia. I primi a non credere in quello che fanno sono gli stessi dirigenti, anche se poi diranno tutt'altro, eccetera. Ma pensiamo solo che, non so, una delle più grandi aziende di telefonia ha avuto negli ultimi anni un amministratore delegato che è stato 13 o 14 mesi ed è andato via con una buonuscita di 25 milioni di euro. Capirete che non c'è nessuna progettualità, non esiste una cosa che è una specie di reality, questo sì, quello. E quindi è la trasformazione dalla spilletta, che perlomeno il padrone che diceva Bruce Springsteen diceva: mi raccomando, fatemi mille spillette di Bruce Springsteen, poi oggi invece direbbero: ragazzi, facciamo 10.000 spillette di Springsteen. È meglio uno che ti dice fatemi mille spillette di Bruce Springsteen. Ero rimasto seduto sul motorino, mancava poco all'inizio del concerto. Sullo schermo le immagini del palco, che doveva essere ancora vuoto, vedevo male, non tanto per la distanza, quanto per il sole che alle 7:30 ancora batteva sulla superficie, rendendola simile ad una lastra di vetro insensibile alle urla. Poi, direttamente dallo stadio, un'ovazione più grande, attutita a stento dal grande catino di cemento armato, un'ovazione che sembrava
una cascata d'acqua di riporto trasformata in lavacro, e dallo stadio tracimava verso lo schermo indecifrabile, e dallo schermo indecifrabile nel piazzale assiepiato, assiepato da migliaia di persone sedute che avevano iniziato a urlare con le teste all'insù, come per comunicare il proprio assenso a un gioco inventato da altri, qualcosa che avveniva oltre la cortina. Springsteen doveva essere uscito sul palco, ma non vedevo nulla. Forse anche coloro che urlavano nel piazzale più avanti di me non vedevano nulla, e perfino molti dentro lo stadio, in piedi, sulle gradinate, sul prato, storditi dal caldo, non vedevano nulla, ma urlavano tutti. E se all'improvviso avessi iniziato a urlare anch'io, seduto sul cavalletto del motolino, sarei stato giustificato da due vigili urbani. Ero ai margini dell'evento, ma ancora nella zona consentita. Entro certi limiti si potevano fare cose che poche centinaia di metri più in là sarebbero state ridicole e ovvietate. Il giorno sembrava incominciare proprio in quell'istante. One, two, three, four. Springsteen aveva detto così, e poi era partita Born in the USA. Migliaia di persone sedute nel piazzale di San Siro battevano le mani. L'inizio del concerto aveva attirato altri curiosi, nuovi passanti patiti della gratuità. Occupavano i bordi. Eravamo le sentinelle del raggruppamento, le prime avvisaglie della disgregazione. Essere ai margini da un lato ti mette in una condizione favorevole per vedere e dall'altro ti rende sensibile alla diserzione. La luce del sole diminuiva l'intensità sullo schermo e una specie di felicità si allargava come un'ombra in mezzo al petto. La realtà dell'immagine si schiudeva allo stesso modo di una carta politenata, intinta, dentro gli acidi della camera oscura. E così potevo vedere il sole sciogliersi sullo schermo e al di sopra di esso gli ultimi raggi persi nella sommità di palazzi che mai sarebbero stati raccontati, e allora erano apparsi come discesi dal cielo i drappeggi neri del palco, le luci colorate intermittenti, i crappoli di amplificatori, le migliaia di braccia paganti più protagonisti di me, la A Street Band e al centro Bruce Springsteen. Esisteva davvero, era almeno di un chilometro in linea d'aria da colui che avevo prodotto in 20.000 unità. Continuava a cantare, suonare, sudava, tergiversava per riprendere fiato e creava il contatto che avrebbe scatenato la risposta. Ciao Milano, all right, Milano Express, yourself, yeah! Se potessimo esprimerci soltanto come nei dialoghi tra cantanti e pubblico ai concerti, sarebbe così semplice vivere. Eravamo al centro della comunicazione, protagonisti dell'assistere, e lo spettacolo era questo: esserci. Appunto, sì. Questo pezzo, in realtà volevo farti un'altra domanda, però ormai questo pezzo è troppo invitante per non chiederti. Perché c'è un rapporto necessario nella tua scrittura fra appunto la scrittura in sé e la fotografia? Alla fine dell'episodio, appunto del primo capitolo di questo mini romanzo del padre, appunto si diceva che chiude con la morte del padre e va oltre, non chiude proprio con la morte del padre, chiude col funerale del presente. Cioè c'è una scena in cui tu sei per strada, vai a perlustrare il deposito dell'ATM dove per tanto tempo appunto tuo padre ha lavorato e dove è passato, segno dei tempi, da azienda comunale ad azienda privata, quindi quella, la parte della tratta extraurbana è stata data in gestione ad una ditta esterna, una ditta privata. Tu sei lì e passa l'auto, la Opel Astra, di Google Street View, e quindi ti nascondi per non fare. Poi, tempo dopo, sei sul computer, vai a vedere quello stesso pezzo di strada e scopri che, come spesso succede per le immagini che usano in Google Street View, quell'immagine lì è
quella fotografia della strada è il risultato di una fusione di due foto scattate in momenti diversi, che vengono cucite in digitale in maniera impercettibile e che però rappresentano due momenti diversi. E scrivi proprio questo. Il cursore, appunto, del mouse, stava sulla soglia di ciò che è stato da così poco e ciò che tra così poco sarà. E le diverse scansioni del tempo si illudevano di coesistere, attraverso l'immagine, in una mediazione, un unico e ultimo punto, quello della scrittura. Perciò poi esempi di intreccio fra scrittura e fotografia sono innumerevoli quando si parla di Giorgio Fabbri, non fosse altro che fra le sue pubblicazioni c'è anche Condomini Oltremare, che è uno splendido libro che vi consiglio di leggere, se non l'avete già letto, dove c'è è un iconotesto a tutti gli effetti, perché si alternano parti scritte e parti e immagini, fotografie di Sabrina Ragucci. Perciò appunto ti volevo chiedere qual è il tuo rapporto, insomma, tra scrittura e fotografia, anche perché ho sentito un'intervista, un video di una presentazione circa su YouTube, nel quale tu dici di considerarti un fotografo che però scrive di narrativa. E quindi, insomma, bisogna stare attenti a quello che si dice. No, sì, in effetti alla fine mi sento soprattutto questo, ecco. Sono stato fortunato ad aver incontrato, insomma, la fotografia e anche a lavorare con vari fotografi, soprattutto con Sabrina Ragucci, ma anche, per esempio, qualche tempo fa ho scritto un testo per un libro di Walter Niedermayer, che è uno, o anche in passato per Guido Guidi. Insomma, la fotografia fa parte della mia vita. E quindi, a volte in modo molto semplice, cerco di trasferire alcuni dettami, insomma, alcune teorie anche del visivo all'interno dei libri, ecco. Tant'è che, per esempio, L'ubicazione del bene, che è un libro del 2009, ancora oggi si viene inteso come un libro che è una raccolta di racconti, un romanzo di racconti, ma in realtà, come dicevo prima a Filippo, dentro lì non c'è neanche un racconto, secondo me. È una sorta di quadri narrativi gelidi che io ho scritto avendo in testa i lavori di Louis Bowles, che era uno dei miei artisti fotografi preferiti, diciamo anche maestri, e che aveva fatto un lavoro sulla speculazione immobiliare nel sud della California, il luogo in cui era nato, e nello Utah, un lavoro che si chiamava Bank City. E quindi la fotografia, non solo direi la fotografia, ma tutto il guardare, no? Ciò che guardiamo e ciò che è mediato da una macchina immediatamente attira la mia attenzione, perché in un certo senso può generare degli ingrandimenti, delle forme di attenzione o di disattenzione che a volte la semplice presenza appunto non sottolinea. Per esempio, quando sono andato nella via in questione, per l'esattezza l'auto di Google Street io l'avevo visto in un viale, ecco, quindi mi ero rifugiato in un bar gestito da cinesi, dove peraltro ci andavo da bambino a giocare ai, come si chiama, Popeye e vari videogame degli anni, della fine degli anni 70, inizio anni 80. Vabbè, vado poi in quella via e effettivamente nella via dove ha lavorato mio padre e porto il taccuino, scrivo, penso di vedere tutto. Invece, andando a casa, tempo dopo, apro Google Street View e effettivamente mi rendo conto di non aver segnato parecchie cose. E quindi, ancora di più era interessante la visione di Google Street View, perché appunto una parte
della via era stata ripresa nell'ottobre del 2011, quindi se non quel giorno, pochi giorni dopo il mio passaggio, mentre un'altra parte era stata ritratta nell'ottobre 2010, quindi 3 mesi prima della morte di mio padre, no? E c'era questo sostare appunto sulla soglia tra le due condizioni, tra ottobre 2010, 3 mesi prima della morte, quindi una sorta di lutto preventivo, e ottobre 2011, quindi 9 mesi dopo la morte. Ecco, ed è lì, in quella soglia, che appunto a me interessava stare, no? Che in un certo senso ho definito il funerale del presente, no? E io lì non ci sono, perché anche quando scriviamo o anche quando fotografiamo, insomma, è alla fine come se, se non fossimo realmente lì noi, no? Una volta ho scritto un testo intitolato Io sono alla terza persona. Quindi la fotografia, ma non solo, la fotografia è da sempre, innerva da sempre il modo fondamentale, decisivo, ciò che scrivo. Nell'ubicazione del bene, per esempio, a proposito di tempo, spazzatura, a proposito di evento, ho scritto un testo intitolato Un altro ancora, in cui analizzavo i cannocchiali a gettone, no? Cannocchiali a gettone, quindi a tempo, io inserisco, soprattutto una cosa che facevo da bambino e che a me creava molta ansia, perché inserivo la moneta che mi dava la possibilità di guardare una fetta di mondo che pensavo di selezionare, io, in qualche modo io la selezionavo, però è chiaro che questa fetta di mondo a monte, diciamo, era stata identificata dall'uso dell'azienda, no? Che aveva deciso di mettere una lente o un altro, un obiettivo, un altro, l'azienda produttrice, insomma, del cannocchiale, e al tempo stesso anche del comune o dell'ente del turismo che aveva detto io questa macchina la metto lì, in modo tale che le persone vedano questo spicchio di mondo, no? E non magari lì che poi magari si vede il capannone. Qui mi ricordo che andavo sempre in un posto, una sorta di belvedere, da cui vedevo la Svizzera. Inserivo la moneta per vedere la Svizzera, per guardare la Svizzera, il lago, e mi sentivo appunto in colpa, perché pensavo che quella era, l'avevo definita, l'energia di una moneta, no? Quindi l'energia ricavata dal lavoro di mio padre, che mi dispiaceva dover sprecare una moneta, però al tempo stesso volevo avere l'illusione di guardare una fetta di mondo. Oppure, che ne so, nella Gemella Arco, un libro che abbiamo presentato qui 4 anni fa, a un certo punto c'è la prima edizione del Gran Premio Ippico di Merano, e c'è una coppia di milanesi che guarda la corsa attraverso il cannocchiale, il binocolo, no? Questi binocoli, e ovviamente all'interno del binocolo appare un'altra corsa, è come se l'immagine della corsa fosse improvvisamente privatizzata, ingrandita, diventa altro, e il cavallo diventa molto più grande, e anche la violenza del fantino che frusta l'animale diventa ancora più violenta, ma allo stesso tempo diventa più sfuggente, perché è come se questo braccio enorme, che come possiamo vedere nel binocolo, diventasse... avesse un'origine esterna all'immagine stessa, come spesso capita appunto alle immagini, soprattutto a quelle più risolte, e quindi da questa origine esterna in qualche modo questa origine esterna ci deve porre delle questioni anche, per esempio, visto che parlavamo della Gemella Arc, del fascismo, sulla responsabilità collettiva e individuale di ciascuno di noi nel momento in cui appunto avviene un fatto di quel tipo, no? La frusta sul cavallo, su questo cavallo che avevo chiamato Orizzonte.
Conte Italia, no? Che potrebbe essere un nome anche di qualche agenzia o anche di un partito, forse c'è, non so, cioè, esiste, Orizzonte Italia potrebbe anche esistere, altrimenti lo fondiamo stasera, sono il segretario di Orizzonte Italia. L'incapacità, l'impossibilità per uno scrittore di integrarsi in un ambiente di lavoro. Un ambiente di lavoro che è incapace di accogliere lo scrittore perché è concepito come un corpo estraneo. Quindi questa mi sembra una parte molto importante. Sì, in effetti, come avevamo accennato prima, anche Occhieri ne aveva scritto. Questa impossibilità di conciliare la presenza dell'artista, perché l'artista sedimenta giorno dopo giorno all'interno di una struttura che non vuole essere raccontata. Un posto che per certi versi, ecco, ipotesi di una sconfitta, è sì un libro parte, sicuramente racconta anche i luoghi di lavoro, ma racconta i luoghi in generale, anche la trasformazione dei luoghi italiani, no? A un certo punto si parla proprio anche della zona in Veneto, faccio una sorta di come piccola orazione, no? A un certo punto quando vado nella campagna veneta faccio vorrei incontrare un artista, un discendente della scuola veneta capace di ritrarre Annunciazione e Capannone, Crocifissione e Capannone, cioè se fossi un pittore ad esempio farei soltanto, prendendo appunto i quadri della scuola veneta, aggiungerei dietro i capannoni, no? E con le scene di crocifissione, di Annunciazione, farei tutta una serie, ecco, di quel tipo, proprio perché alla fine è un libro anche sui luoghi dell'Italia, ci sono delle incursioni a Roma, c'è tantissimo Milano, Lombardia, ho fatto anche delle visite guidate nei luoghi di ipotesi di una sconfitta e niente, quindi questo è soprattutto l'essenza, credo, del romanzo, un lungo viaggio attraverso la realtà o la non realtà dei luoghi. Per esempio, quando torno dal concerto di Springsteen, improvvisamente, no, mi ritrovo, esco dall'evento, da cui peraltro ero ai margini, e col motorino di mia sorella attraverso la notte del solstizio d'estate e vado anche, ripercorro a ritroso quello che anni prima mio padre aveva guidato in autobus, però io sono più giovane, rimpicciolito e in motorino, no? E a un certo punto vorrei avere come uno schermo per proteggermi da questi piccoli insetti, farfalline, falene, insetti fiduciosi, no? Che mi vengono addosso come una pioggerella. E quello è un po' un ritorno, no, a ciò che è la realtà, la fisicità, ecco, dei luoghi, che molto spesso invece vogliamo ridotti a un grande allestimento come quello di cui sorgerà Alba Sempre, che peraltro se adesso passati molti anni, ma non poi così tanti anni, se uno c'è ancora, quel progetto non è mai partito, e mi ricorda a proposito di fotografia un po' quei cartelloni che Walker Evans negli anni 30, durante la Grande Depressione americana, aveva fotografato, ed è ancora lì, si sta arrugginendo, nessuno vuole spendere soldi per andare a tirarlo giù, rimarrà così, si sono cancellati i numeri di cellulare, eccetera, e lo guarderemo appunto come un prodotto di un'archeologia,
un prodotto di veramente un'epoca che sta, se non è finita, se non è distante, sta per quasi finire, insomma. Avrei un'ultima domanda. C'è un tema che nel romanzo mi sta particolarmente a cuore, che è quello della ludopatia. Perché tu dici, per esempio, i team leader dell'azienda di telecomunicazioni sono malati di ludopatia, hanno di fronte allo schermo, è quasi come se giocassero col lavoro, no? Perciò ti volevo chiedere se non siamo tutti vittime alla fine di questa menzogna ludica, che è proprio, ti esprimi così, cioè ne parli come di menzogna ludica. Siamo tutti, quando è finita la serietà del lavoro ed è iniziato il gioco, è iniziato a essere uno scherzo, appunto, anche in base appunto alla tua esperienza, probabilmente. Beh sì, il brano che citi è quello in cui c'è il personaggio Solo Cattiveria che guarda appunto il proprio terminale con le icone delle nostre teste, quindi c'era lo username, magari c'era ZZGFA1, che ero io più o meno, e poi Solo Cattiveria appunto analizzava questa testa stilizzata. La cosa interessante però, per non essere sempre, diciamo, contro Solo Cattiveria, cioè questi che gestiscono le cose, che anche quando tu sei testina, come dicevo, quando tu sei testina e sei ZZGFA1, sei te stesso, ma al tempo stesso non è che sei proprio te stesso, e quindi all'interno di un'organizzazione tu ti senti quasi autorizzato a fare cose anche cattive, anche sgradevoli, no? E questo, ecco, anche e soprattutto perché c'era un aspetto ludico, no? Quando io, ad esempio, per dire, quando mi hanno demansionato e staccavo, dovevo, oltre a rispondere appunto alle telefonate di quel numero, eccetera, eccetera, dovevo magari staccare la linea a una persona che non pagava le bollette, era un meccanismo non tanto differente dai videogame che avevo citato prima, no? Quindi io cliccavo e c'era un semaforo che da verde era arancione, poi diventava rosso, arancione linea sospesa, rosso linea disattivata. Era una specie di giochino, e questo giochino non lo facevo proprio io, ma lo faceva prima Gfacco, poi ZZGFA1. Quindi le mie username, anche come username, diciamo che non ho fatto carriera, come sarebbe stato meglio iniziare come ZZGFA1 e poi diventare Gfacco, invece sono andato viceversa indietro, ma sono andato nella direzione di quello che a un certo punto definisco Mr. Lumpen, no? Mr. Lumpen, ovvero il piccolo scommettitore, che è, come dire, in qualche modo dialoga con un altro personaggio che è all'interno del libro, che era anche all'interno della Gemella H, che è l'uomo di Lena. L'uomo di Lena, così come Mr. Lumpen, è il piccolo funzionario, l'uomo di Lena era un piccolo impiegato del 1935, che era 33enne appunto in quell'epoca, aveva, viveva in 45 metri quadrati, aveva una vita piuttosto grama, e così, non era né fascista né antifascista, e però trovava nella banca appunto una anomala forma di resistenza, tant'è che quando passava Mussolini a prendere un po' di consenso, di saluti, lui restava alla propria scrivania, no? Quindi la tanto vituperata banca diventava una forma di antagonismo, e al tempo stesso l'uomo di Lena era il piccolo scommettitore di cavalli, no? Sui cavalli. E Mr. Lumpen è come se fosse una versione, diciamo, contemporanea, no? Anche nel nome c'è qualcosa, ovviamente un riferimento a Marx, ma c'è anche il riferimento alla merendina degli anni Ottanta, per cui appunto, come ricorderete, quando c'era la merendina Mr. Day, che era, si mette,
identificava una fascia medio, a volte magari insomma, che aveva anche qualche possibilità o la voglia, no, di qualche sfizio. Ecco, Mr. Day è finita, quell'epoca lì, adesso siamo nell'epoca di Mr. Lupin, che potrebbe essere tranquillamente una merendina da discount, perché, anzi, io spero che qualche azienda adotti, ma sono speranze vane, come quando ho scritto il primo libro, speravo sempre che l'incipit diventasse uno slogan pubblicitario, ma non funzionava come slogan, perché era aranciata fortissimo, patatine da paura, quindi gergo giovanile, e gelati così tanti da star male, da buttarli mezzi sciolti giù nel cesso. Ecco, così come gli eventi deprimenti, c'è sempre qualcosa che alla fine non funziona. Iniziavo il mio ultimo agosto da minorenne. Di giorno andavo al fiume in bicicletta, in una cappa di afa senza sole, il fiume invaso da zanzare, da fani, da famiglie immobili sotto gli ombrelloni piantati lungo la riva, dove i bambini erano gli unici esseri in movimento, a parte gli insetti. Andavo a cena in un'area vicino al liceo. Il comune e un'associazione organizzavano serate per allietare l'agosto di chi non partiva, anziani, giovani, famiglie che non potevano permettersi le vacanze, cassieri, cuochi e camerieri erano volontari come alle feste di partito, ma non esistevano simboli di partito, in ogni caso, come si diceva un tempo, prezzi popolari. Ordinavo un piatto di pasta, un contorno di verdure, un panino, una birra media, mangiavo accanto a estranei, seduto a lunghi tavoli di legno ricoperti da tovaglie di plastica. Fumavo dopo cena, recitavo la parte dell'adulto, avevo soldi tutti miei, potevo prendermi un'altra birra media, erano serate perfette, non mi infastidiva nemmeno la malinconia inventata per il Ferragosto che passa. Alle 9 di sera iniziava l'intrattenimento musicale. Orchestre di dopolauristi suonavano per raggranellare un altro stipendio e concedersi lussi come vacanze fuori stagione, amanti, turbo diesel tedeschi. Gli uomini indossavano panciotti e sgargianti e camicie bianche, spalmavano il gel sui pochi capelli rimasti, circondati da un'aerola di zanzare attirate dall'essenza gelatinosa. Se non esistevano le coriste in minigonna, c'era sempre almeno una voce femminile, una donna che, passati 30 anni, aveva accantonato qualsiasi velleità canora ed era lì per le stesse motivazioni degli uomini. Le orchestre interpretavano i più noti brani di Liszt, ma volevano attirare anche i giovani, e così suonavano le hit del pop britannico, Duran Duran, Spandau Ballet, il mondo delle spillette, l'immancabile assolo del sassofono. Per fortuna il ballo liscio aveva il sopravvento, polka, mazurka, valzer. Non sapevo danzare e mi sedevo sul bordo della pista di cemento. Partecipavo in quel modo al principio dinamico degli elementi, alla dissoluzione e decomposizione delle forme. Le coppie ballavano strosciando i piedi per terra. Avevano l'età dei miei nonni, nati all'inizio del Novecento. Alcuni più giovani avevano l'età dei miei genitori, altri erano improbabili, formate dalla zia, dalla nipotina vivace, da cuginette in tuta o da bambini ancora più piccoli, ma che mimavano le giravolte degli adulti senza mai deriderle. E dopo un paio di ore i bambini più piccoli si addormentavano e arrivava il momento di spegnere le luci stroboscopiche e le persone tornavano a casa. Alcune si attardavano alla cassa per l'ultima birra e un amaro e andavano lungo il fiume fino all'alba, tanto dopo mezzanotte con l'alcol in corpo le zanzare non ti sfioravano nemmeno. Saltavo sulla bicicletta,
gironzolavo nella cittadina vuota, oltrepassavo i semafori lampeggianti sull'asfalto lucido, ritornavo a casa. Il sabato sera, precedente l'inizio del nuovo anno scolastico, avevo indossato il giubbotto di jeans acquistato in saldo con il denaro delle spillette e vi avevo appiccicato sopra tutte quelle che avevo prodotto, le spillette con i gruppi pop e rock, quelle dei Duran Duran, degli Spandau Ballet, dei Rolling Stone, dei Kiss, dei Sex Pistols, dei Pink Floyd, Jimi Hendrix, Bruce Springsteen, Bob Marley, le spillette con la foglia di Mariana, il simbolo dell'anarchia, Che Guevara, quelle dedicate a Peppe Pirla e a persone che adesso sono finite chissà dove. Avevo spalmato un po' di gel in testa, proprio come i musicisti del ballo liscio. Sembravo un reduce, pluridecorato. Il lascito di quell'estate mi guarniva il petto e dopo alcuni mesi sarei diventato maggiorenne e davanti allo specchio l'immagine di un nulla somigliante a qualcosa. Non molto, d'accordo, ma qualcosa. Ringraziamo tantissimo. Davvero importante e indimenticabile, grazie.